19 luglio 1992, il magistrato palermitano Paolo Borsellino, dopo aver pranzato con la moglie e i figli, si reca in via D'Amelio, dove vive la madre. Ad attenderlo però c'è anche una Fiat 126 con 100 kg di esplosivo a bordo, che esplode al passaggio del magistrato, che muore insieme ai 5 uomini della scorta. Due mesi dopo, l'altro attentato in cui morì il collega di Borsellino, Giovanni Falcone, se ne va dunque per mano di Cosa Nostra, un altro dei simboli della lotta alla mafia. 21 anni dopo, Borsellino continua ad essere considerato un eroe e nell'anniversario della sua morte la nostra emittente dedica una puntata della rubrica Giovani Talenti ad un documentario realizzato da due studenti trevigiani sulla mafia. Io non pensavo che la mafia esistesse ancora, o meglio, pensavo esistesse ma solo al sud, tipo Il Padrino con De Niro e Al Pacino, sì, insomma, quelli dei film, qua non li avevo mai sentiti. Non ho mai pensato che la mafia al nord esistesse. E invece la mafia esiste ancora ed è presente anche al nord. A 20 anni ci stiamo affacciando al mondo e quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a una società che ha qualcosa che non funziona, anche noi in prima persona dovremmo fare delle scelte. Abbiamo voluto scoprire i motivi, abbiamo voluto scoprire che cos'è la mafia, visto che anche tanti giovani, tanti ragazzi della nostra età non sanno che cos'è la mafia. Il video inizia con le testimonianze dei giovani del presidio trevigiano di Libera e dei responsabili dell'associazione, che spiegano come il problema non sia più solo una questione legata al sud Italia. Su come la mafia si sia mossa anche qui nel nostro territorio, e come abbia coinvolto molte persone, insomma, del nord Italia. Che spiega qui, nella provincia di Treviso e nel Veneto, degli esempi reali di come la mafia si è inserita nelle aziende, si è inserita nel tessuto produttivo del territorio. Il video di 15 minuti, che si potrà visionare anche su YouTube e Facebook, ha l'intento di lanciare un messaggio agli italiani di domani. Stiamo attenti, perché adesso è il nostro turno e se è il momento di cambiare le cose, siamo noi i giovani che possiamo dare un forte contributo a cambiarle.